Ecco qua, sono pellegrina ad Assisi. E questa è la basilica di San Francesco, dove è conservato il corpo del santo. E quando venne edificata la chiesa, questa basilica trecentesca, venne fatta in 2 anni appena, viene fatto anche il caravanserraglio, cioè questo luogo, questo grande porticato che serviva a ospitare i pellegrini, che potevano anche dormire sotto il portico e poi trovarsi e poi fare mercato e poi avere gli scambi. La Basilica Superiore conserva i famosi affreschi della vita di San Francesco, dipinti da Giotto nel 1300. Qui ci sono gli sceneggiati della vita di San Francesco. Come facevi a raccontare alla gente, al popolo, qual era stata la vita di San Francesco? Ebbene, con una serie di quadri, di fumetti che Giotto ci regala per farci capire qual è stata l'opera e la vita di San Francesco. Quindi cominciamo con questo sceneggiato sulla vita di San Francesco. Beh, San Francesco vive ad Assisi, ed Assisi è il comune ricco dove ci sono mercanti ricchissimi. In questa parte viene raccontato molto bene come poteva essere la città e quindi è molto interessante anche dal punto di vista del racconto e dell'immagine di un luogo che noi non conosciamo, insomma non conosciamo come era. Mi viene in aiuto Fra Marcello. E lì Francesco stava passando e questo contadino qua già aveva intuito che questo ragazzo sarebbe diventato un grande santo. E infatti la gente non riesce a capire, perplessa, stupita. Vedete questi due come si guardano in faccia, anche questi. Ma a chi è che sta mettendo il mantello? Sembra che gli stiano dicendo. In quest'altro quadro San Francesco fa dono di un mantello a un povero. Però comincia a regalare i suoi beni, ecco. E poi è molto bella la spogliazione di San Francesco, che è un evento incredibile, eccezionale, no? L'idea di spogliarsi di tutto e diventare povero fra i poveri. Lui, figlio di un mercante ricchissimo. E così Francesco piano piano ha incominciato a cambiare lo stile di vita. Lo prendono ovviamente per pazzo. In quel periodo storico il potere ecclesiastico era talmente decaduto tra ricchezza e corruzioni che aveva bisogno di vocazioni vere come quella di San Francesco. Ma in Oriente Francesco si è recato veramente e qui viene raccontato da Giotto in modo mitico quando cercò di convertire il sultano egiziano Malek el Kamil. Deve riuscire a convertire il sultano alla religione cristiana, dimostrargli che il Dio vero è quello dei cristiani, ma la stessa cosa devono fare anche i musulmani. Musulmani, veramente. Certo, tutti si E Francesco che fa? Propone la prova del fuoco, ma i musulmani scappano. Francesco invece si stava preparando a passare nel fuoco, ma il sultano glielo impedisce. Perché? Perché se passa nel fuoco Francesco e ne esce illeso, ecco, il sultano fa una figuraccia davanti ai suoi uomini, addirittura dovrebbe cambiare religione. Praticamente glielo riconosce il suo Dio e lo lascia tornare a casa sano e salvo, perché a quei tempi dai cristiani. Ma dall'Oriente Francesco porta forse la spiritualità dei Sufi, il suo saio, la sua ascetticità. La predica agli uccelli, nel senso... Predica agli uccelli. Francesco, nel mettere in pratica l'Evangelo, vivendo povero, casto e obbediente, è diventato come i nostri primogeniti, puro e casto come loro. Ecco per quel motivo Francesco ora può parlare anche lui agli animali. E che cosa ha detto agli uccelli? Beati voi che non avete bisogno di niente. Avete bisogno di tutto, ci avete tutto dalla natura.